Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ringraziamo tantissimo di essere qui per ascoltare questa breve, brevissima presentazione nostra di Rinascere nel Suono, di chi siamo, di cosa facciamo. Bene, chi siamo? Chi comincia? Cominci tu. Comincio io, va bene. Allora, io sono Giovanni, Giovanni Casanova, sono insieme a Elisabetta il creatore di Rinascere nel Suono. Fin dai tempi in cui facevo conservatorio, la mia compagna di vita, nonché antenna dell'universo, mi ha sempre spinto a fare le cose, perché io ero sempre un po' indietro. E quindi mi ha detto: finisci il conservatorio, diventa direttore di coro perché hai la stoffa. E poi mi ha detto più avanti: ma scusa, adesso perché non fai la musicoterapia che funziona? Continuavo a fare il musicista, continuavo a dirigere i cori, ho fatto la scuola di musicoterapia. Dopodiché, sempre lei mi ha detto: ma senti, noi dobbiamo ancora perfezionarci, perché lei nel frattempo era arte terapeuta, ma poi ve lo dirà lei, dobbiamo perfezionarci nel counseling, perché le persone hanno bisogno anche di sentirsi accolte con le parole giuste. E abbiamo fatto la scuola di counseling triennale. Ma poi non bastava ancora, perché una mattina ricordo che mi disse: ma tu perché non impari anche a suonare le campane tibetane che funzionano? A quel punto sono partito in una ricerca di insegnanti, di corsi, di formazione, in giro per il mondo, un po' da solo, un po' con lei, investendo tantissima energia, fino a quando in uno degli ultimi... Beh, non era proprio degli ultimi, perché abbiamo continuato ancora, continuiamo ancora ora ad aggiornarci, ma con un insegnante svizzero, no, lui era inglese, eravamo in Svizzera, lui era inglese, era il nostro insegnante Peter Goldman di Diapason, il quale mi guarda e mi dice così a freddo, ma in inglese, ma tu perché non apri una scuola, tu, di suono e vibrazione. E siccome questo era il mio sogno, era il nostro sogno, sentircelo dire da un maestro spirituale come Peter Goldman, così a freddo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E quindi, dalla sera alla mattina... Eccoci qua. Intanto saluto le persone che stanno guardando su Facebook, e vi ringrazio della partecipazione. Io sono Elisabetta e sono la compagna di Giovanni da tanti anni e, come diceva prima, il mio mondo è un po' diverso dal suo. Il mio mondo è più sulle immagini, sui colori, ma ciò non toglie che è anche sul suono. Dico suono e non dico musica, perché il suono è più libero e io non riesco a sopportare, dico la verità, le stanghette che ci sono nei pentagrammi e che dividono con le note tutte. Lei ha cantato per tanti anni in uno dei miei cori, sì. Ma poi ha dovuto fuggire perché non stava dentro nelle stanghette. Sì, devo dire che so leggere la musica, la conosco, ovviamente non a livello di conservatorio, e ho suonato un po' il pianoforte, un po' la chitarra, insomma, i soliti strumenti che uno cerca di suonare, però sono più un'anima libera, quindi è un po' difficile entrare in queste imposizioni che la musica richiede. E quindi, perché no, rinascere nel suono è rinascere nelle vibrazioni del suono, e alla fine il suono non è altro che luce condensata. E quindi suono e luce sono l'uno nell'altro. E noi abbiamo veramente un grande piacere nel diffondere questa idea di suono e di vibrazione del suono in comunione con l'energia universale, con l'energia delle stelle, del sole, dei pianeti, e anche però in condivisione con tutto il cuore, con il cuore di tutti gli uomini, di tutte le donne, gli animali e tutti gli esseri viventi che esistono sul nostro pianeta e anche al di fuori di esso. È la nostra missione, siamo qui per fare questo. Vi invitiamo a seguirci nella forma che meglio crederete di scegliere. Io, in quanto parte maschile di questa coppia,
riporto un po' il terreno sull'aspetto più cognitivo, anche se anch'io ormai sono passato dall'altra parte, molto. E quindi abbiamo fatto tanta ricerca in questi anni, abbiamo studiato, abbiamo ricevuto insegnamenti da tanti maestri, li abbiamo confrontati, abbiamo creato un nostro metodo al quale teniamo molto e abbiamo formato tante tante persone. Fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, formavamo nel nostro centro di Milano le persone durante il weekend. Quando poi la pandemia ha bloccato tutto, abbiamo avuto come tutti un attimo di sbandamento e ci siamo reinventati. Ma in questo modo di reinventarsi abbiamo scoperto delle qualità che non credevamo di possedere, ovvero abbiamo capito, perché ci hanno dato un feedback i nostri allievi, che i video che noi abbiamo costruito sono video vivi, sono video umani, video interattivi, nel senso che i nostri allievi attraverso questi video dialogano con noi. C'è Giovanni che prima di andare all'ufficio, in ufficio la mattina, mette un video su Voce Autoguarigione, perché così dice: quando vado in ufficio parlo con la voce tua, più calmo e più rilassato. E queste cose a noi ci fanno anche piacere, però non vogliamo essere guru, perché noi non siamo guru, siamo persone forse qualche anno di più dei nostri allievi, almeno io, e vogliamo essere un po' dei fratelli maggiori. E quindi in questa formazione online abbiamo scoperto tantissime qualità e soprattutto il fatto che noi, attraverso la pianificazione di questi video, di questi live webinar, di questi incontri dal vivo, eccetera, in live, dal vivo in live, abbiamo dovuto riorganizzare tutta la nostra conoscenza, riorganizzare tutta la nostra didattica. Direi anche ampliarla. E ampliarla. Certo. E abbiamo proprio fatto delle scoperte incredibili, ci siamo reinventati, ogni giorno abbiamo nuove idee, nuove percezioni che ci arrivano, sia dagli studi che continuiamo a fare, dalle meditazioni, dai lavori con il suono, ma anche probabilmente così, arrivano anche dal cielo, dalla terra, dagli elementi. E queste nuove idee che ci arrivano e che ci vengono sono quelle che vi proponiamo poi durante il percorso. Noi abbiamo questo locale che voi non potete vederlo, ma è tappezzato di fogli sui quali scriviamo le idee. Quando arriva un'idea la scriviamo e fra un po' verremo soffocati, sommersi, perché poi il problema è anche di riunire le idee, di dare un senso, una direzione e trasformare le idee in progetti. E questo è un po' anche il lavoro che noi facciamo con i nostri allievi. Perché un nostro allievo dovrebbe, un allievo, una persona dovrebbe iscriversi a Rinascere nel Suono? Questo ce lo siamo chiesti, ce lo chiediamo e lo chiediamo anche ai nostri allievi. Per molti di loro lavorare con Rinascere nel Suono in questa formazione vuol dire aprirsi una professione in sintonia con la missione della propria anima. Che non vuol dire, appunto, come diceva Elisabetta, essere musicisti, ma sentire, percepire che il suono è quell'elemento, è il maestro che muove dentro di noi l'avvicinamento al senso del bello, della bellezza e quindi dell'autoguarigione. Molte persone si formano con noi in vari modi, che poi vi narriamo, vi raccontiamo, si formano con noi. Alcuni, come dicevo, perché lo faranno come professione, quella degli operatori olistici del suono, o sound healer per chi farà anche la formazione avanzata, altri invece integrano queste competenze che imparano nella loro professione. Alcuni sono fisioterapisti, alcuni sono insegnanti, alcuni sono insegnanti di yoga, alcuni sono riflessologi, alcuni sono medici e quindi e tante altre professioni, e quindi integrano nella loro professione queste cose che imparano con noi e in questo modo ottengono 2 risultati, qualificano il loro lavoro diventando anche dal punto di vista qualitativo più visibili, più importanti, e dall'altro soprattutto si rinnovano, perché tanti professionisti soprattutto in questi periodi sono un po' in burnout. Sono un po' depressi, sono un po' stanchi, fanno fatica a trovare nuovi clienti e se li trovano forse non hanno neanche voglia di prenderli.
E quindi, lavorando con il suono c'è una ricarica energetica non solo per i nostri futuri, per i loro futuri clienti, ma anche per i nostri allievi. E noi li vediamo trasformare giorno dopo giorno. Faccio un passo indietro su questa trasformazione. Passo indietro è quando ci siamo reinventati. Abbiamo fatto tantissimi video per comunicare il nostro sapere, ma soprattutto anche la nostra umanità. E abbiamo scoperto che anche durante una trasmissione online, anche durante un video, semplicemente una videolezione, passa questa umanità, quella umanità che c'era prima, quando ci si incontrava tutti insieme e si viveva veramente 2 giornate, 3 giornate all'interno delle vibrazioni del suono fino ad arrivare a esplodere nel suono. E ci hanno confermato tanti nostri allievi che questa cosa passa e che si sentono veramente come se noi fossimo presenti con loro. Ed è molto molto bello come sensazione. Al di là del fatto che Elisabetta ed io a volte veniamo un po' presi in giro dai nostri allievi, in quanto loro vedono un po' in noi a volte Vianello e Sandra Mondaini quando ci becchiamo davanti a loro a volte, ma però ricompattiamo subito perché abbiamo un'idea molto, molto comune, molto forte in cui lavorare. Vorrei dire che a proposito del fatto che non si lavora in presenza, che questo non è proprio vero fino in fondo, perché i nostri allievi in presenza ci lavorano. Ci lavorano nei loro casi di tirocinio con persone in carne ed ossa che anche in lockdown possono essere la madre, il padre, la sorella, e poi ci mandano i loro video, ci mandano i loro report e noi osserviamo, guardiamo, ci confrontiamo, anche perché conosciamo bene quel certo movimento in quel determinato punto con quella determinata intenzione cosa porta e diamo un feedback ai nostri allievi, i quali si sentono, secondo me, più seguiti ora che prima, quando eravamo in presenza. Anche perché prima avevamo un tutor per un gruppo di 20 persone, adesso abbiamo un tutor per ogni allievo. E il tutor è un ex allievo che si è formato con noi e che segue passo passo le evoluzioni e i processi di crescita dei nostri allievi. Quindi, Sì, ciò non significa che non ci vediamo più no, insieme, no. ma significa che c'è una persona che è un pochino più in contatto e che segue quelli che sono i passaggi e le trasformazioni magari che creano un po' di difficoltà. Noi ci troviamo insieme quando ci sono gli incontri di tutoring, live webinar, ci troviamo insieme quando ci sono invece i live webinar tematici mensili nei quali affrontiamo tantissimi argomenti, giusto? Giusto, i live webinar sono mensili, ma poi, come avete visto chi ci ha seguito in questo periodo, siamo fatti di suono, abbiamo fatto La mia voce non mi piace, che sono dei live webinar gratuiti, aperti a tutti, che però i nostri allievi si sono messi nel loro carniere e a loro serve molto per la formazione. Quindi, Cosa succede oltre a tutto ciò? Succede che ci sono anche dei ritiri in natura, che come sapete è stato un po' difficile organizzare l'anno scorso, però ce l'abbiamo fatta proprio al pelo ce l'abbiamo e ce la fatta. faremo anche E ce quest'anno. la faremo anche quest'anno. Si tratta di tre ritiri che noi abbiamo definito East Sound, suoni dell'est, campane tibetane, gong, eccetera. West Sound, quindi suoni dell'ovest, campane di cristallo, diapason, eccetera. La voce fa un po' da cappello a tutto. E Shamanic Sound, i suoni sciamanici, tamburo sciamanico, la voce, le pratiche sciamaniche. Sono tre ritiri di 3 giorni l'uno che si trovano sul nostro In sito, natura. in luoghi molto belli di natura, molto forti, e che noi diamo la precedenza ovviamente ai nostri allievi in formazione, in quanto non è obbligatorio, perché la formazione è tutta online da casa, però hanno la possibilità di integrare con questi tre ritiri la loro formazione, ma questi ritiri sono aperti a tutti. Anche a chi ovviamente non vuole fare la formazione con noi, ma vuole
prenotarsi per tempo, perché i posti saranno veramente limitati, anche perché le restrizioni del Covid ci imporranno gruppi molto piccoli, che vuole partecipare insieme a noi sperando di riuscire a farci stare tutti. E chiaramente ci saranno attività di gruppo differenziate, perché una persona che arriva da fuori magari non ha ancora conosciuto tutto il percorso che gli altri allievi hanno già fatto, ovviamente inizierà dai primi passi, e poi ci saranno attività di gruppo invece condivise con tutti, nei quali si faranno rituali sciamanici, si canterà insieme, si farà tamburo, campana in piscina, una serie di cose infinite. Prima abbiamo accennato al fatto che la formazione prevede la presenza di un tutor individuale. Questo perché la formazione è personalizzata, in quanto ad esempio si è iscritta una ragazza che è diplomata in pianoforte. Ora, con lei abbiamo scelto un tutor e poi mi ci sono messo anch'io di sostegno, perché è evidente che con una persona del genere dobbiamo lavorare in un certo modo, che non sarà certamente lo stesso con il quale lavoriamo con una persona che magari è una fisioterapista bravissima ma che di musica non sa nulla. Allora andiamo a scegliere un tutor specifico più adatto a lei e in questo caso cambiamo un pochino d'approccio, anche se poi il percorso, i video, i webinar, i tutoring sono identici, ma non sono identici le persone che partecipano. E quindi, siccome noi vogliamo lavorare nel far emergere i talenti individuali delle persone sono anche legati alle proprie competenze, oltre a quel quid di qualcosa nascosto che uno non sapeva di avere. Una cosa molto bella è che quando uno decide di iscriversi non deve aspettare a settembre o a gennaio, no, si iscrive ora, subito, perché incomincia a ricevere i video, le video lezioni, e partecipa ai webinar che sono programmati per il mese in corso, e poi tutti i tutoring online, eccetera, e tutor individuale. Quindi cosa succede? Che in qualunque momento dell'anno una persona si può iscrivere. Chiaramente la cosa bella è l'incontro tra... Noi abbiamo cominciato a ottobre questa nuova formazione, quindi abbiamo degli allievi che hanno cominciato a ottobre che sono un po' più avanti. La cosa bella è che quando facciamo gli incontri di tutoring online, gli ultimi arrivati bevono da quelli che sono più avanti delle informazioni, dei trucchi, delle cose, e quelli più avanti portano luce ed energia a quelli che stanno iniziando e li sostengono nel perseverare, perché l'unico che non è un limite ma è un aspetto a tener conto è che, essendo la formazione online, uno dice: vabbè, stasera mi guardo un video da letto, ah no, c'è la commedia oppure c'è il film, guarderò domani. Ecco, a volte succede che magari guardo domani, passa un po' di tempo ed ecco che il tutor bussa alla porta, o meglio bussa alla mail, e dice: ehi, guarda che sei un po' indietro, perché abbiamo circa 3 mesi per completare il primo step. L'abbiamo voluta mettere così. È un'idea nuova, una cosa nuova che abbiamo fatto per favorire le persone, perché non tutti sono sicuri di investire una certa somma nella formazione, allora, e anche un certo tempo, un certo impegno, no? E poi non sanno se si troveranno bene, se capiranno che è la loro strada, eccetera. Allora abbiamo detto: bene, iscriviti solamente al primo dei 3 step. Impari le basi, i fondamenti, e con quelle basi lì puoi già iniziare a lavorare, ovviamente non a livello professionale, ma puoi già lavorare in ambito familiare, con gli amici, eccetera, e dare sessioni suono-vibrazionali one-to-one di tipo basico. Con semplice. I tuoi animaletti, per esempio, col gatto, col cane, certo, con gli Amazon. Dopodiché, quando le persone si sono innamorate di questa scuola, di questa nuova professione che intravedono, ecco che passano al secondo step. Domani, difatti, abbiamo ben 2 colloqui di passaggio tra il primo e il secondo step.
hanno compilato il workbook, hanno fatto tutte le loro schede di tirocinio e passano al secondo step felici. Però continueranno a interfacciarsi con quelli del primo step, portando a loro l'idea di che loro stanno però già vedendo, seguendo e partecipando a lezioni un po' di livello superiore. E così via. Arriverà poi il terzo step e con il terzo step, alla fine di ogni step, noi diamo comunque un attestato, che è un attestato di operatore olistico in training, livello base e livello intermedio. Quando invece si finisce, si ha un titolo di operatrice, operatore olistico del suono e, ai sensi della legge 4, sarà possibile aprire uno studio, aprire eventualmente anche una partita IVA e iscriversi di diritto, senza ulteriori formalità, alla nostra associazione nazionale di categoria degli operatori olistici del suono, che è ASPIN Erba Sacra. Ma non finisce lì, perché può finire lì, ma anche no, in quanto le persone che vogliono approfondire il lavoro sui corpi sottili, approfondire il lavoro anche sulla musica, approfondire il lavoro sulle frequenze, sui colori, eccetera, e sui cristalli e tante altre cose sul corpo sul corpo, non mi viene la parola, energetico. Il corpo energetico, grazie. Allora ecco che c'è un master ancora di circa 4-5 mesi che si chiama Master in Sound Healing, col quale noi consegniamo il titolo di Sound Healer. È un titolo molto importante perché è stato riconosciuto per la prima volta in Italia da Regione Lombardia grazie alla nostra presentazione. E difatti chi anche di altre eventuali scuole che vogliono avere questo titolo devono passare dal piano di studi che abbiamo presentato noi. Quindi un ulteriore fiore all'occhiello oltre a quello di operatore o operatrice olistica del suono. Abbiamo dimenticato qualcosa? Sì, sì. Qualche cosa sì. Certo. Che diventare sound healer è un'acquisizione importante. Si affrontano veramente argomenti intimi, molto interiori, molto spirituali e molto profondi, per cui si aprono visioni ancora più ampie, ma nello stesso tempo interiori. È un momento forte per la propria vita. E l'ultima cosa invece è che oltre a tutto ciò abbiamo anche dei corsi online brevi per le persone che non hanno nessuna voglia di fare formazione, ma che hanno voglia di conoscere le campane, come si suona le campane tibetane, oppure il tamburo sciamanico, o la voce, ad esempio un primo incontro con la voce senza essere troppo insomma imbarazzati. Diapason, e prepareremo anche quello con le campane di cristallo a brevissimo, domani. Infatti c'è Cristina che ha seguito il nostro corso online su Diapason e probabilmente oggi è qui che ci sta ascoltando perché vuole capire se frequentare o meno magari solo il primo step della formazione per operatrice olistica del suono. E poi l'ultima cosa, il sound coaching, nel senso che io e Giovanni siamo sound coach e lavoriamo con le persone individualmente attraverso il suono e anche un pochino di parola, ovviamente, per aiutare a trovare una via nella propria missione di vita, nella propria vocazione, una risoluzione dei propri eventuali problemi o dubbi, ma in un modo un po' diverso dal solito. Attraverso il suono, attraverso la vibrazione e attraverso l'apertura di canali energetici importanti. Trovate tutto sul sito che è www.rinascerenelsuono.com. Il gruppo di Sound Healing non è solo un gruppo che è lì per imparare, ma è un gruppo di studio, è un gruppo di ricerca, perché noi portiamo avanti una tematica di ricerca insieme, facendo punto di forza, focus anche sulle competenze delle persone,
che sono già arrivate con delle competenze, che le hanno ampliate durante la formazione base di operatrice olistica, operatore olistico del suono. E quindi in questo lavoro finale di Sound Healing noi siamo un gruppo di ricerca e abbiamo una pagina Facebook che è il gruppo dei viaggiatori del suono, al quale si può fare richiesta per entrare. Devo rispondere a una persona sì. Che chiede a Rosa. Ciao, sì. Rosa. Ciao Rosa. Allora, per il sound coach attualmente non esiste una formazione, cioè ce l'abbiamo anche ma non la proponiamo. È un'attività che svolgiamo io e Giovanni e a breve, quando sarà il momento, nascerà anche questo tipo di formazione. Tieni conto, e questo lo voglio dire, che quando lavoravamo in presenza, ormai la nostra... Dire fama non mi piace, però eravamo talmente conosciuti che venivano dalla Sicilia, venivano dalla Romania, uno è arrivato perfino da Panama. Ma anche adesso veramente sono... il gruppo è veramente eterogeneo, il gruppo che poi è tutto certo. Disomogeneo ma eterogeneo. Solo che allora ci si vedeva in faccia tutti il gruppo insieme, adesso invece ci si vede così, ci si vede virtualmente. Però vi assicuro che quando appaiono quei maledetti quadrettini di Zoom e noi ci sorridiamo, ci raccontiamo, ci parliamo, alla fine della serata, quando chiudiamo, sentiamo sul nostro corpo, sentiamo dentro di noi la stessa identica emozione di quando potevamo abbracciarci. Ma lo torneremo a fare, abbracciarci, torneremo a muoverci, noi andremo in giro per l'Italia a raggiungere le persone del centro, del sud, del nord, per integrare finalmente ancora dal vivo questa formazione online che comunque rimarrà, perché questa è veramente una formazione democratica, perché consente a tutti, anche a chi abita molto lontano, di partecipare, di sentirsi parte di un gruppo, di una famiglia, la famiglia di Rinascere nel Suono. Okay. Scriveteci, seguiteci, siamo tutti viaggiatori del suono e quindi ci incontreremo su qualche via stellata.